lutto per la morte di Don Gianni Crovara era caduto 2 giorni fa nella sua abitazione. Lo scorso 3 agosto aveva derubato e aggredito un uomo e poi si era dato alla fuga. La polizia lo ha identificato. Torna Lerici legge il mare, la rassegna sulla cultura marinaresca, tra gli ospiti il medico di Lampedusa Bartolo. La nazionale italiana pallavolo trapiantati vince i campionati del mondo, in squadra anche uno spezzino. Spezia calcio italiano a Cittadella, uno degli esordi più difficili per il campionato, possiamo dire la nostra. Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del TLS Giornale. Lo avete sentito dai titoli, lutto nel mondo della diocesi, se ne va Don Gianni Crovara, stimato sacerdote, parroco di San Venanzio a Sarzana. Don Gianni per molti anni aveva curato la trasmissione della nostra emittente In Ascolto della Parola. Vediamo il servizio di Italo Lunghi. A seguito di una caduta accidentale è mancato questa mattina Don Gianni Crovara, amato e stimato sacerdote, fino ad oggi parroco di San Venanzio in Sarzana. Nato a Manarola il 14 settembre del 1940, è stato ordinato sacerdote nel suo paese natio il 27 giugno del 1965. Nel suo lungo ministero pastorale è stato vicario parrocchiale nella chiesa concattedrale di Sarzana sino al 1971, anno in cui è stato nominato parroco della Pieve di Arcola, incarico che ha tenuto sino al 1983. Da quella data gli è stata affidata la comunità parrocchiale di San Venanzio in Sarzana, che ha guidato sino a sabato scorso, quando a seguito dell'accidentale caduta è stato trasportato d'urgenza al Policlinico San Martino di Genova, dove le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Don Gianni era un sacerdote molto attivo e presente nel sociale. Nel corso del suo ministero sacerdotale è stato assistente ecclesiastico del MASCI, l'associazione degli scout adulti, ha guidato spiritualmente anche il Movimento Cristiano dei Lavoratori e la FISM, Federazione delle Scuole Materne. Aveva infatti fondato e guidato la scuola materna Saudino, offrendo un prezioso servizio alle famiglie dell'intero vicariato. Profondo conoscitore della storia della chiesa locale e dell'arte sacra, è stato presidente del Museo Diocesano Sarzanese. Don Gianni era anche un apprezzato predicatore e fu a seguito di un suggerimento suo che nacque la nostra trasmissione In Ascolto della Parola, una trasmissione che seguiva con grande passione, accompagnando l'omelia al Vangelo Domenicale con interessanti illustrazioni dell'arte e della cultura artistica diocesana. Questa mattina il triste annuncio del decesso che ha suscitato profonda commozione nella città di Sarzana e in diocesi. Le esequie saranno celebrate dal vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti nella chiesa concattedrale di Santa Maria Assunta in Sarzana, mentre la data sarà fissata a seguito del nulla osta della procura, come di prassi avviene nei casi di decesso accidentale. Le spoglie di Don Gianni saranno tumulate a Manarola dopo una celebrazione nella chiesa che lo ha visto crescere nella fede, nella sua vocazione e dove ha ricevuto il sacramento dell'ordine. Tele Liguria Sud si unisce al cordoglio e alla preghiera per Don Gianni. Quindi non mettere la fiducia nelle ricchezze che ti possono salvare, non ti salvano, perché la morte è inesorabile. Perché questo disfacimento è inarrestabile. E allora è nella risurrezione che tu devi guardare, perché Cristo dopo la morte è risorto. E sentiamo ora come Egidio Banti nelle sue parole lo ha voluto ricordare. Parlare di Don Gianni Crovara in questa sede vuol dire prima di tutto parlare di un amico di Tele Liguria Sud. Per molti anni i telespettatori lo hanno visto tutti i sabati presentare le letture della messa del giorno dopo, della domenica. In Ascolto della Parola era la rubrica che ha condotto fino al 2009. E come tutte le cose che faceva, era una rubrica nella quale metteva non solo la sua intelligenza, ma anche la sua passione. Fu tra i primi, o forse il primo, a volerla realizzare non solo in una location, come si dice oggi, particolare, ma andando in giro per le chiese della diocesi e anche fuori diocesi, a seconda naturalmente delle circostanze
proposte dai testi che andava commentando. Ma Don Gianni era un sacerdote ed era un parroco, e come tutti i parroci amava, forse più di ogni altra cosa, la sua parrocchia e i suoi parrocchiani. Si è dato da fare a lungo per valorizzare la Pieve di Arcola, dove è stato parroco dal 1971 per circa 10 anni, e poi la chiesa parrocchiale di San Venanzio a Sarzana, dove è stato il secondo parroco dopo il fondatore Monsignor Mario Andolfatto. In questo caso la parrocchia coincideva con un quartiere, anzi con due quartieri, quello della Crociata e quello di Battifollo, quartieri a ridosso del centro ma in parte periferici, con tanti problemi che si sono andati aggravando, sono andati aumentando nel corso degli anni. Don Gianni era sempre in prima fila, per esempio raccomandando attenzione prima di aprire il sottopassaggio ferroviario che avrebbe condotto le persone proprio a due passi dall'asilo infantile saudino di competenza della parrocchia, e così via. Quindi una grande attenzione per la sua parrocchia e per la chiesa, che ha voluto abbellire di opere d'arte nel corso del suo lungo ministero. E vicino alla chiesa la palestra, e vicino alla chiesa soprattutto l'asilo, appunto l'asilo infantile saudino, che lui trovò già pronto, ma al quale fino all'ultimo ha dedicato le sue cure, le sue attenzioni in tempi nei quali mandare avanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole cattoliche non è un compito facile. Forse anche per questo la sua salute è andata declinando. Ma l'impegno di parroco rimane quello per cui deve essere ricordato e additato, insieme alla passione della cultura, la cultura religiosa. Negli anni del Concilio, quando era appena ordinato sacerdote, dell'immediato dopo Concilio, curato della cattedrale allora di Sarzana, nella sua cameretta teneva i testi più aggiornati scritti dai teologi che avevano contribuito alla stesura dei documenti del Concilio Vaticano II. E quei documenti, in particolare la teologia francese, lui conosceva molto bene il francese, sono stati alla base non solo delle sue omelie, della sua preparazione spirituale e culturale, ma in qualche modo del contributo che lui ha dato alla vita della diocesi nel corso di tanti anni, pur rimanendo anche defilato, non assumendo mai incarichi di primo o di primissimo piano, ma sempre contribuendo a dare il suo contributo, anche come canonico del capitolo concattedrale di Sarzana, quale è stato appunto sino alla morte. Un impegno che lo ha visto poi assistente del Movimento Cristiano Lavoratori, lo ha visto insomma operare, si potrebbe dire, a 360 gradi nella vita diocesana, sempre con un pensiero alla sua terra di origine, quella Manarola, dove riposerà adesso e dove è rimasto sempre legato alle tradizioni, alla vita di quelle popolazioni, all'impegno, alla storia anche delle Cinque Terre. Un sacerdote davvero a tutto campo, come dicevo prima, ma questo è il mestiere del sacerdote. E proseguiamo ora con la cronaca. Alle prime luci dell'alba, i carabinieri della stazione di Ceparana e Santo Stefano Magra hanno arrestato un 35enne e un 33enne per rapina, lesioni personali e danneggiamento. In poco più di 2 ore avevano aggredito con calci e pugni il genitore 59enne di uno dei due aggressori. Durante il pestaggio avevano asportato e danneggiato anche 2 telefoni cellulari. Da quanto emerso, la lite sarebbe scaturita per futili motivi di dissidi familiari. Gli arrestati sono stati trasportati alla casa circondariale della Spezia. Identificato l'autore di una rapina avvenuta alla Spezia lo scorso 3 agosto, l'aggressore aveva sottratto un portafogli contenente 700 euro a un uomo, colpendolo al volto, al torace e sul collo, e poi si era dato alla fuga. In quella circostanza era intervenuta la squadra volante, che diede inizio all'attività di ricerca, visto che nell'immediato non fu possibile identificare l'uomo. La successiva attività di indagine operata dalla Polizia di Stato sulla base delle testimonianze raccolte, sull'analisi dei circuiti di videosorveglianza e raccolta la denuncia sporta nei suoi confronti dalla vittima, è stato possibile identificare l'aggressore, un cittadino bengalese, classe 1975, regolare sul territorio nazionale, residente alla Spezia.
Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Fossamastra per lo spegnimento di un incendio all'interno di una palazzina. Lo stabile, situato alle spalle della zona portuale, è da tempo abbandonato. Le fiamme hanno coinvolto materiali di scarto e alcuni cumuli di spazzatura. Le cause del rogo sono in via di accertamento. I vigili del fuoco della Spezia, per affrontare la situazione, hanno indossato gli autoprotettori, sono poi entrati all'interno della struttura e in poco tempo hanno riportato la situazione alla normalità. Inaugurata lo scorso 3 agosto, la nuova galleria pedonale di Lerici, che si sta rivelando un'opera sempre più apprezzata dai cittadini del borgo. Il tunnel è lungo circa 200 metri. Vediamo il servizio di Jacopo Cidale con le immagini di Davide Morina. Ci troviamo all'interno della nuova galleria pedonale di Lerici, che collega praticamente la piazza del comune a via Cavour. Una galleria di 200 metri, inaugurata lo scorso sabato 3 agosto, un'opera molto attesa dai cittadini di Lerici. Un'opera tanto attesa, perché erano decenni che i lericini aspettavano di poter usufruire, utilizzare questa importante struttura per poter attraversare più comodamente il paese. Oggi è diventata una realtà. Come ho già detto in più occasioni, questa non è solo un'opera pubblica, ma è un po' così un'opera dello spirito di noi lericini, perché insomma abbiamo dimostrato che, nonostante le difficoltà che effettivamente c'erano per realizzare questo intervento, siamo riusciti ad arrivare in fondo. E questo è importante, perché erano tanti anni che qui a Lerici si lamentava l'assenza di opere pubbliche importanti, e ora invece ciò che si è dichiarato e gli impegni che si sono presi si sono realizzati uno dopo l'altro, e quindi questo è un motivo di orgoglio assoluto. Penso che sia, diciamo, il risultato più importante che questa amministrazione ha ottenuto, cioè il risultato di dire ai propri concittadini che in politica si può anche mantenere gli impegni presi. La nuova galleria pedonale è stata molto apprezzata anche dagli abitanti, che una galleria che permette di risparmiare molto tempo. Sì, senz'altro, anche proprio per attraversare di fatto quello che è il paese di Lerici, secondo me insomma molto apprezzato anche da parte della cittadinanza. Senz'altro. L'usa spesso? Sì. Devo essere sincero, non credevo molto a questa iniziativa, invece quando poi è stata inaugurata, l'ho usata diverse volte, devo dire che è molto gradevole, si risparmia tempo e si è scoperto uno spazio che può anche essere utile per la città, perché è molto grande questa parte che voi vedete, è lunga 150-200 metri e quindi può essere adibita per mostre, congressi, iniziative pubbliche, quindi una buona iniziativa. Usa spesso questo tunnel? Tutti i giorni, anche 2 o 3 volte al giorno, perché mi torna molto comodo. Beh sì, infatti sicuramente è utile, perché divide sostanzialmente in due il comune. Eh certo, io abito dalla parte opposta, in 2 minuti sono qua. Okay, meravigliosa. Alice Salvatore, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, dopo gli episodi relativi al ritardo e alla cancellazione dei treni dello scorso 16 agosto, chiede che sia convocato al più presto un tavolo di discussione con Treni Italia da parte di Regione Liguria, proprio per porre le basi della necessaria ridiscussione del contratto di servizio tra Treni Italia e Regione, da farsi nei termini e nei tempi consentiti. Cambiamo argomento. C'è anche uno spezzino nella nazionale italiana di pallavolo trapiantati, che ha appena vinto l'oro ai mondiali battendo l'Olanda. Lo abbiamo intervistato. Le immagini sono di Sergio Diofili. La squadra nazionale di pallavolo italiana dei trapiantati trionfa ai campionati del mondo, che sono ancora in corso in Inghilterra. Tantissime le discipline che proprio in questi giorni si stanno dando battaglia per riuscire a trionfare, e l'Italia ce l'ha fatta, e in questa squadra c'è uno spezzino. Eccomi qua, sono Michele Quarattino, trapiantato di cuore da 12 anni, anche se chi mi conosce tanto ormai lo sanno tutti. E ho partecipato per la prima volta ai campionati del mondo nella disciplina della pallavolo per trapiantati, e abbiamo subito strappato l'oro, la medaglia d'oro all'Olanda in finale, dopo che dominavano da tre edizioni. Siamo riusciti a vincere l'oro in questa disciplina.
oltre 50 le nazioni partecipanti a questi campionati mondiali, un grandissimo successo, ma gli obiettivi sono ancora tanti. Cosa ci si aspetta per il futuro? Beh, intanto volevo evidenziare come fosse incredibile la presenza di tantissimi, stiamo parlando di migliaia e migliaia di atleti che partecipano a una competizione mondiale, tutti trapiantati, e vederli tutti insieme fa un certo effetto. Li rivedrò nei prossimi obiettivi, che sono gli europei a Dublino il prossimo anno, nel 2020, e poi l'obiettivo prossimo più importante, di nuovo i mondiali a Houston nel 2021, dove ovviamente cerchiamo di difendere il titolo mondiale. Ecco, a questo proposito non possiamo dimenticarci di ricordare quanto è importante sensibilizzare i cittadini proprio verso la donazione degli organi. E assolutamente questo è il motivo principale di tutto questo evento, l'importanza della donazione attraverso il veicolo dello sport, che è un veicolo talmente eterogeneo, che comprende talmente tante persone, dal neonato all'anziano di 90 anni, che è un veicolo troppo potente per non essere utilizzato per uno scopo del genere. Cosa possiamo dimostrare? Assolutamente che dopo un trapianto si fa una vita assolutamente normale e non più si sopravvive, ma si inizia a vivere, e nel mio caso si possono anche togliere delle soddisfazioni come questa, una piccola soddisfazione personale ci mancherebbe, però la userò assolutamente per dare speranza e per dare forza a chi in questo momento, come una volta è stato per me, a chi in questo momento sta aspettando un organo che gli salvi la vita. Secondo l'osservatorio RC Auto di Facile.it, a luglio del 2019 la media delle offerte disponibili online per assicurare un veicolo in Liguria era pari a 594 euro, meno l'1,3% rispetto all'anno precedente. Ma nella stessa regione, a parità di profilo, le tariffe possono variare fino al 47,9% a seconda della città di residenza. La più cara è Genova, dove si spende quasi il doppio rispetto a Imperia. La seconda provincia più cara della regione è proprio quella Spezzina, dove addirittura le tariffe cambiano a seconda del CAP di residenza. Si svolgerà a Lerici dal 6 all'8 settembre l'edizione 2019 della rassegna Lerici legge il mare. Molti gli ospiti che saranno presenti anche quest'anno. L'iniziativa è promossa e organizzata dal Comune, dalla Società Marittima di Mutuo Soccorso e dallo Sviluppo Turistico Lerici, in collaborazione con la Libreria Ricci. Vediamo il servizio di Jacopo Cidale con le immagini di Davide Morina. Lerici legge il mare, una rassegna che unisce letteratura e arte marinaresca. Sì, è vero, ma soprattutto una rassegna di grande qualità. Diciamo che andiamo verso la chiusura di una stagione importantissima, perché con l'inserimento ormai stabile del Festival Suoni dal Golfo, con Mitos Logos, che veramente anche quest'anno ha avuto una frequentazione, una presentazione di pubblico impressionante, una qualità degli eventi altissima, abbiamo a Lerici, offriamo una stagione culturale di livello assoluto. Se pensiamo ad Avvenire, agli ospiti importanti di quella rassegna e alle presenze internazionali di Suoni dal Golfo, capiamo che ormai Lerici sta riacquistando un posto di primo piano, diciamo, nel mondo del turismo culturale, delle grandi stagioni culturali, che insomma è l'obiettivo che ci prefiggiamo e che riteniamo sia il percorso fondamentale per ridare una sua identità, una chiara identità ad un territorio che è una meta turistica ben definita e apprezzata in Italia e in Europa. 6, 7, 8 settembre, l'appuntamento con Lerici legge il mare, chi saranno i protagonisti? Ma protagonisti saranno tantissimi, perché gli eventi e gli ospiti sono variegati. L'ospite d'onore sarà Bjørn Larsson, che è ora come ora il principale forse romanziere di mare del mondo, che sarà presentato tra parentesi da un altro grande scrittore, che è Alberto Cavanna.
Poi gli altri, io penso da Eraldo Pizzo, la leggenda della pallanuoto mondiale, neanche solo italiana, il dottor Bartolo, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa con Vittorio Alessandro, ma poi penso a tutte le conferenze, gli incontri che ci saranno, mostre importanti, e poi penso a Mario Dentone che è un altro importante scrittore. E gli incontri, l'incontro sulla battaglia della Meloria, l'incontro sull'Expo 1914 a Genova e poi ci sono questi incontri ambientali con una conferenza appunto con esperti del CNR, della scuola, dell'Enea, che tra parentesi patrocina anche la manifestazione. Ci sarà Geronimo Stilton per i bambini, quindi è un personaggio importante, tante iniziative per i bambini, tante iniziative ambientali. Le barche, perché ci sono le barche, quindi ci sarà Siguela, Pandora, Leo di Sesto Levante, Nuovo Aiuto di Dio, le vele latine, gare e regate, quindi diciamo, c'è un po' di tutto. Si terrà domenica 25 agosto la manifestazione in memoria di Massimiliano Bianco, organizzata dai familiari dal Centro Attività Subacquee Spezia Sub. Vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini con le immagini di Raffaele Maulella. Domenica 25 agosto una manifestazione in memoria di Massimiliano Bianco. Perché? Gli eventi che sono successi nel 2005 e la mancanza di questo istruttore dello Spezia Sub è venuto meno e quindi noi ogni anno consecutivamente abbiamo fatto la manifestazione in questo caso. Il primo anno abbiamo messo una targa ricordo ai piedi della Madonnina della Secca del Tinetto e ultimamente, che sono 2 anni, abbiamo messo un delfino bellissimo che è stato preparato dallo scultore Alfredo Cocchio, che è qui di Spezia, e l'abbiamo posizionato a fianco alla targa. Questo ogni anno è diventato un punto di riferimento per la società, per i familiari e nello stesso tempo per tutti gli amici e subacquei che vogliano visitarlo. È diventato un punto di partenza anche per i diving o chi nel campo subacqueo in quella zona fa immersioni. Vogliamo ricordare qual è il programma della manifestazione di quest'anno organizzata dai familiari e dalla Spezia Sub? Sì, il programma è il raduno alle ore 10. Alle ore 10.30 faremo il primo ringraziamento a tutti i partecipanti e a seguito leggeremo la preghiera del subacqueo. Che anche la preghiera del subacqueo è stata portata avanti dalla società Spezia Sub nel 1972 e è diventata la preghiera di tutti i subacquei italiani. Quindi dopo la preghiera ci sarà il lancio della corona e a seguito le immersioni. Le immersioni che andremo a fare un saluto a questo ragazzo. Dal 25 agosto al 1 settembre torna parallelamente la rassegna off del Festival della Mente che si svolge nel centro storico di Sarzana, giunta alla 6ª edizione e dedicata al lavoro degli artisti legati al territorio con uno sguardo oltre i suoi confini. Protagonisti di Parallelamente sono gli artisti e le artiste del territorio che propongono esperienze creative in luoghi insoliti della città, rafforzando l'identità della rassegna. E andiamo avanti con gli appuntamenti. Ritorna nelle piazze e nelle strade di Fosdinovo l'appuntamento con la Forza del Sorriso Festival dal 23 al 25 agosto. Saranno le emozioni quelle che ci fanno esprimere gioia, rabbia, tristezza, sorpresa, speranza e paura, quelle che colorano la vita a guidarci nella 3 giorni. Il servizio di Raffaele Maulella. In un momento in cui dovunque sembra prevalere l'odio, voi a Fosdinovo invece cercate di fare prevalere il sorriso. Sì, esatto, e lo facciamo attraverso questi 3 giorni di conferenze, spettacoli, presentazioni di libri, cene, laboratori per bambini e per adulti, tutti incentrati su esperienze di positività che avverrà questo fine settimana a Fosdinovo, come da 7 anni a questa parte. È un po' anche il principio per cui
fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, cioè si parla molto più delle cose brutte che di quelle belle che invece dovrebbero farci sorridere. Esatto, esatto, è per questo che abbiamo proprio deciso di focalizzare tutti gli eventi del festival sulle esperienze positive e in particolare quest'anno sulle emozioni. Abbiamo voluto anche come novità del tema 2019 dare spazio a quegli abitanti di Fosdinovo che condivideranno con noi delle esperienze particolarmente cariche di emozioni e di positività che hanno caratterizzato il loro vissuto. È per questo che andremo a toccare con mano l'esperienza dei laboratori musicali in carcere, l'esperienza della disabilità, l'esperienza dell'affidamento e dell'adozione. E quale sarà il programma di questi giorni? Inizierà da venerdì pomeriggio alle 17.30 con la conferenza dello scrittore e giornalista scientifico Pietro Greco che ci accompagnerà alla scoperta di quanto la scienza non sia determinata solamente dalla pura ragione ma anche in buona dose da emozioni e intuizione. Il festival poi continuerà ogni sera con spettacoli. Il venerdì ricordo lo spettacolo di Gabriella Grayson che vestirà i panni della moglie di Einstein. Il sabato col regista e attore Luca Vullo andremo alla scoperta dell'enorme capacità che abbiamo noi umani di comunicare anche senza parole, ovvero attraverso la gestualità. Noi italiani ne sappiamo qualcosa. E la domenica concluderemo il festival con accompagnati dalle note delle musiche di Ennio Morricone. E ricordiamo anche che tutti gli eventi, a eccetto degli spettacoli serali, saranno a entrata libera. La compagnia teatrale Mondi Possibili, diretta dal regista Gennaro Di Leo e la Fondazione Bartolozzi Tesi, presentano domani, 23 agosto alle 21.15, nel suggestivo scenario del Castello San Giorgio, lo spettacolo Troiane, adattato da Euripide Seneca, con la scenografia realizzata dagli scultori pistoiesi Bartolozzi, Tesi, Mutti e le musiche del compositore cinematografico Giuseppe Gio Capezzolo. Venerdì 23 agosto, in località Corea, al giardino del centro sociale, si svolgerà una serata di cabaret. Lo spettacolo Le confidenze della signora Maria animerà il quartiere all'insegna delle risate e del divertimento. L'evento è a ingresso libero e inizierà alle ore 21. Sabato 24 agosto Sarzana ospiterà in piazza Matteotti per la prima volta la finale regionale di Miss Liguria. L'evento è organizzato dalla Sirio Star di Monte Catini Terme, esclusiva nazionale del concorso Miss Italia per le regioni Liguria e Toscana. All'evento sarzanese collaborano l'amministrazione comunale, i ristoratori e i commercianti della piazza e del centro storico. Lo spettacolo inizierà alle 21.30, vedrà alternarsi sul palco bellezza, moda, canto e danza. La finalista eletta sabato avrà il titolo di Miss Liguria 2019 e sarà di diritto tra le 80 finaliste. E riapriamo la pagina sportiva con lo Spezia Calcio. Mister Italiano è pronto all'esordio in Serie B. Le Aquile affronteranno il Cittadella nella prima partita di campionato in programma sabato 24 agosto alle 21. Ma sentiamo il mister. Siamo tutti a disposizione. A parte, vabbè, Bidawi, che è già dall'inizio della stagione, Mastino, e purtroppo abbiamo perso la settimana scorsa a Campora, e speriamo di recuperarlo presto, poi per il resto siamo tutti a posto, e stiamo cercando di portare a regime anche Galabinov, questo problema al ginocchio l'ha un po' fermato, l'ha un po' bloccato, è normale che lui con la stazza fisica che ha bisogno di allenarsi, di entrare subito in condizione, però si è allenato regolarmente questa settimana ed è sicuramente tra i convocati. Sul Cittadella hai già parlato di squadra importante, però anche quest'anno ha cambiato qualcosa come tutti gli anni, nonostante questo anche cambiando riesce sempre a essere una squadra che è lì in zona playoff. Sì, come ho detto prima, ormai è una realtà della Serie B, poche settimane fa ha giocato per la promozione in Serie A, cambia tanto ma la filosofia, l'idea, la mentalità rimane sempre la stessa
È una squadra, penso, tra le più temibili, e hanno questo modo di giocare con queste due punte, il tre quarti, questo centrocampo di mezzali che continuano a buttarsi dentro. È una squadra pericolosa, è una squadra che chiaramente ha pregi e difetti. I difetti cercheremo di sfruttarli, i pregi dobbiamo cercare di arginarli, perché solo così si può cercare di ottenere la vittoria. E penso che ci sia capitata una delle partite più difficili. Lo sappiamo, ne parliamo già da tanto tempo, la stiamo preparando bene e, come ho detto prima, mi auguro che di venire fuori superando con merito questo esame qua. Per quanto riguarda le griglie, io ci metto lo Spezia, che se continua a crescere e continua ad avere questo spirito, penso che in un campionato come questo galleggiare sempre a ridosso delle prime, stazionare sempre nelle zone alte della classifica, deve essere il nostro obiettivo. E in vista dell'inizio del campionato riprenderanno anche le nostre trasmissioni dedicate allo Spezia Calcio. A partire da giovedì prossimo riprende infatti Voglia di Spezia, in onda dalle 21.30. Intanto questa sera andrà in onda un'anteprima della trasmissione condotta da Gianluca Tinfera insieme all'opinionista Enrico Lazzari. E in chiusura veniamo alle previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 23 agosto. Lo scenario meteorologico resta invariato e sulla Liguria perdurano condizioni di instabilità. Si prevede un'altra giornata di cielo tra irregolarmente molto nuvoloso sul centro Levante. Le nubi saranno accompagnate da rovesci o temporali moderati o localmente forti. L'umidità si manterrà su valori medio-alti. Per quanto riguarda i venti, da nord-nord-est moderati o localmente forti, il mare poco mosso o mosso. Le temperature invece alterneranno tra una minima di 23 e una massima di 27 gradi. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie e arrivederci.